Cosa mi è rimasto? Tanta voglia di vivere, sono felicissima. Io sono come rinata, io sono una nuova Antonella e per me questa è una seconda vita, infatti ricostruire appunto per ricominciare. Io ho ricominciato. Perché non ci prova anche tu, Sonia? Vai. Invece di andare al o psicologo. Federica, Agnese, Antonella e Sonia sono alcune tra le 12 guerriere coraggiose che si sono messe a nudo nel calendario Ricostruiamo per ricominciare, con l'obiettivo di mostrare che la ricostruzione mammaria funziona. Un'iniziativa ben riuscita e fortemente voluta dall'unità di chirurgia ricostruttiva dell'ospedale San Giovanni di Roma con l'associazione Domina Onlus Donne Operate la Mammella, presentata nella sala Folchi e diretta in particolare ad altre donne con un messaggio chiaro. Per fare un calendario vuol dire quelle che arriveranno, altre ragazze, donne, mamme che si devono operare, che si può fare, si può vincere. Il fatto di rivedersi bene allo specchio è stato di grande aiuto per affrontare quella che comunque è un cammino lungo per la guarigione. Abbiamo condiviso questo evento e questa iniziativa, soprattutto anche volta comunque alla raccolta di fondi per l'associazione, per la ricerca. Le foto sono di Francesco Domizzi, il risultato è indiscutibilmente un successo, l'appello è sempre uno. Mi considero salvata dalla prevenzione perché io me ne sono accorta facendo l'annuale mammografia, non avevo nessun sentore. L'appello assolutamente a tutte le donne di controllarsi con la massima precisione. Andrea Loreti, direttore dell'unità di chirurgia plastica del San Giovanni. La ricostruzione mammaria comunque è una tecnica in evoluzione, abbiamo raggiunto veramente in questo momento dei risultati ottimali, fermo restando che poi la variabilità del risultato dipende anche dalla tipologia di seno, dalla tipologia di chirurgia demolitiva oncologica e da tanti fattori. Un tempo il cancro della mammella veniva curato solo con la parte demolitiva e la ricostruttiva era un optional, se c'era bene, se non c'era era uguale. Adesso no, è impossibile che nel Lazio una donna non abbia accesso in simultanea con l'intervento demolitivo all'intervento ricostruttivo.